Ciao, bentrovata sul mio canale. Ciao da Stefano, ovviamente, che sono io. Titolo del video di oggi è Il narcisista diabolico. Allora, prima di iniziare, ti chiedo se per favore puoi metterai like a questo video, così che mi aiuti a far crescere il canale e potrò continuare a far video sul narcisismo. Grazie. Seconda cosa, se hai qualche argomento da suggerirmi, come al solito, puoi farlo. Qua sotto nei commenti scrivi l'argomento che dovrei trattare e lo prenderò sicuramente in considerazione. Chiusa parentesi. Allora, questo video mi è stato richiesto da una ragazza che si chiama Chiara, che segue il mio canale, che ovviamente saluto con affetto. Ciao Chiara. E perché mi chiede: ma guarda, io ho una relazione, insomma, ho avuto una situazione con una persona che a tratti mi sembrava diabolico. Allora, andiamo a leggere che cosa dice l'enciclopedia in merito alla parola diabolico. Secondo l'enciclopedia, diabolico significa a una persona improntata ad incredibile malvagità, quasi suggerita o ispirata direttamente dal diavolo, degno appunto del diavolo. Diabolico è una persona che ha delle caratteristiche molto precise, cioè quelle della psicopatia. Chi è uno psicopatico? È un narcisista patologico evoluto, cioè che ha dei tratti antisociali, quindi commette delle attività contrarie alle norme di legge, non ha paura del pericolo, potrebbe diventare anche violento in molti casi. Ecco che quello è il ritratto dello psicopatico, ergo il narcisista diabolico. Narcisista diabolico, ovviamente, tra virgolette. Quando una persona è importantissimo focalizzarsi su un punto. Quando una persona è brava con te, ma fuori lo vedi violento, quando una persona è brava con te, ma continuamente racconta delle bugie esternamente, quando una persona è brava con te, ma lo vedi ridere se capita una sfiga, una cosa non bella ad un'altra persona, quando lo vedi che non si scompone davanti a delle scene cruente, crudeli, spesse e volentieri. Quando non si muove, se capitano delle cose brutte anche a te, ma anzi vedi in lui un certo contento, cioè, diventa felice, insomma, di questa cosa, vuol dire che è sadico, quindi anche il sadismo. Quando vedi tutte queste caratteristiche associate, anche fuori dalla relazione, stai attenta, perché sono caratteristiche molto precise dello psicopatico e quindi del narcisista diabolico. Le persone sadiche, cioè che godono nelle sfighe altrui, le persone che non hanno empatia, cioè non riescono a immedesimarsi nei tuoi problemi, ad esempio, se un narcisista patologico ti lascia senza una spiegazione bloccandoti, tu lo vedi e vuoi delle spiegazioni, chiaramente perché è finita la storia e lui non te le dà, e vedi anche che si scoccia di parlare con te, sappi che non ha empatia. Infatti, una delle caratteristiche principali di un narcisista patologico è la mancanza di empatia, cioè non riesce a entrare nello stato d'animo di un'altra persona, quindi scarta tutti senza coscienza. Morale della favola: chi è un narcisista diabolico? È un narcisista che è aggressivo, violento, una persona che mente sempre e comunque. Non ha paura di fare degli atti contrari a norme di legge, non ha empatia, quindi se una persona sta male per lui, lui se ne frega completamente e quindi anche alla fine è sadico, cioè gode nelle sfighe altrui. Per concludere, soprattutto nel love bombing, perché molte persone mi chiedono: ma come faccio io a riconoscere un narcisista patologico quando è bravo con me, cioè all'inizio della relazione? Guarda sempre, il mio consiglio, guarda sempre come si comporta fuori dalla relazione. Se fuori dalla relazione una persona bugiarda, aggressiva, non empatica, è una persona che farebbe di tutto per dei fini materiali, sappi che ha delle caratteristiche molto precise del narcisista patologico e soprattutto se è violento, bugiardo insieme, non empatico e sadico, ha delle caratteristiche non solo del narcisista patologico, ma di quello diabolico, quindi dello psicopatico. Ti conviene tagliare la corda e andare via il prima possibile perché veramente creano dei grandi, grandi disagi. Tutto qua. Stiamo uniti. Eleviamoci sopra i narcisisti patologici. Ricorda e ripeti il motto: l'empatia diverrà la mia magia. Diffondi più notizie possibili in merito al narcisismo patologico perché la conoscenza salva la vita. Tutto qua. Ciao da Stefano.